amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho il piacere e la fortuna di provare una delle mie macchine preferite. Sicuramente piacerà anche a voi e la macchina è lei. Sicuramente avrà bisogno di pochissime presentazioni perché stiamo parlando della McLaren 600 LT Long Tail Limited Edition. Ce ne sono ben 4 in Italia, non di più. Diciamo che il mio amico che me l'ha prestata, infatti vi lascio il link in descrizione se volete seguirlo su Instagram, non l'ha voluta fare proprio anonima, infatti fatemi sapere pure com'è il colore, a me piace da morire. La macchina è stata pellicolata perché sotto è nera. Volevo farvi vedere un po' come era fatto il motore da fuori, invece mi hanno appena riferito che non si può aprire, cioè si devono prendere dei cacciaviti perché ci sono delle viti per aprire il motore. Ed è un 3008 biturbo ed eroga 600 cavalli, quindi di potenza ne abbiamo a sufficienza. E raggiunge 100 km/h in ben 2,9 secondi, con una velocità massima di 329 km/h dichiarati da casa, quindi chissà. E monta sul posteriore delle Pirelli P0 285-35 con un cerchio da 20 e con dei freni carboceramici di serie, quindi nasce così. E invece sull'anteriore monta un cerchio 19 con delle gomme 225-35, sempre carboceramici ovviamente. Ed è praticamente tutta in carbonio. Vediamo qua un tetto completamente in carbonio e ha una monoscocca in carbonio, quindi stiamo parlando di una macchina quasi da corsa. E le particolarità che differenziano la 570, che è il modello diciamo base della 600 LT, sono scarichi, che sono qui sopra, ala più lunga, essendo long tail, e abbiamo un estrattore qui sotto che è fatto in modo diverso. E anche lo splitter anteriore, e porta la macchina a pesare 1247 kg, quindi pochissimi, e ben quasi 100 kg meno della sorella 570. Ed è lunga 4,60 m, quindi non così corta, ma neanche lunghissima. E devo dire che ha delle luci posteriori e anteriori davvero, davvero belli. E adesso vi svelo come aprirla, se ci riesco. Ci dovrebbe essere un tastino qui sotto, vedete qua sotto, si schiaccia, ok, non va, ok, e si tira su. Quindi questa è la macchina internamente. Bella comoda. Devo dire che entrando trovo un design subito molto semplice, molto minimal, diciamo che trovo proprio l'essenziale, quindi molto racing. Volante interamente in Alcantara con i paddle shift belli grandi che si girano con volante. Troviamo qua il tunnel centrale con tutti i suoi bottoni, tasto per metterla in moto, manopola per l'handling, delle varie impostazioni, mappa motore e poi abbiamo qua il cambio drive, neutral e retro e poi qua le quattro frecce. E quadro completamente digitale, quindi anche qua molta molta tecnologia. Console centrale molto molto semplice anche qua, abbiamo un piccolo computer di bordo, devo dire che forse qui mi sarei aspettato qualcosa di più, però vabbè, è una macchina che si può portare in pista, quindi magari ci si diverte un po' più lì. E adesso è arrivato il momento più bello per me del video, quindi andiamo a provarla. Sono molto molto curioso di provare questa macchina qua perché ne ho provate tante di macchine nella mia vita, sia da corsa sia stradali, ma McLaren è una di quelle che non ho mai provato, quindi infatti adesso voglio sentire anche un po' il feeling rispetto a una Lamborghini o una Ferrari che conosco molto molto bene. I sedili sono, diciamo che non sono comodissimi, però sono molto avvolgenti, molto duri, perché comunque è come se stare seduti quasi su un carbonio a vista, come si vede. Vediamo, la macchina è molto bassa, vediamo quasi di non toccare,
perché Fabio poi è dietro con la mia M2. Coppia ne ha, così pronte via ne ha tanta. E devo dire che la posizione di guida, anche per me che sono molto alto, 1,88, devo dire che ho il volante molto vicino a me, questa è una grande, grande cosa. E anche qua, sopra di me, sopra la mia testa, ho tanto spazio. Quindi, lato positivo. Cambio, sentiamo un po', secondo. Veloce, non strappa. Sterzo. Me lo aspettavo un po' più diretto lo sterzo. Sentiamo un po' ancora la potenza. Allora, devo dire che non è così cattiva. Adesso provo a mettere anche in track, che guadagni un po' di cavalli. Scaliamo una marcia e acceleriamo. No, devo dire che quando sale i giri, non sto salendo chissà quanto, ma la macchina spinge, spinge. Sinceramente, forse qualche cavallo in più per il telaio che ha, non l'ho ancora scoperto, ma avendo una monoscocca in carbonio magari potrebbe averlo. Però stiamo parlando comunque di super, super, super cars. Quindi stiamo sempre cercando il pelo nell'uovo. Visibilità tanta, si riesce a vedere dietro bene. Anche prima che ho messo la retromarcia, mi è uscita la telecamera davanti, qua al posto del contachilometri, e quindi per essere una macchina così estrema, molto molto buona. Anche negli specchietti, che devo dire che non sono così piccoli, sono belli, esteticamente non perdono nessun tipo di design, sono in carbonio e ti danno davvero tanta visibilità, quindi buoni. Invece per quanto riguarda i paddle, devo dire che io non sono un amante dei paddle così grandi, però sono veramente a portata di dito. Devo dire qua meglio che un 488. Ho provato qua un po' la frenata, i carboceramici frenano sempre sempre bene. In uso stradale, poi questa macchina qua nasce con quelli lì, buona buona buona. A livello di consumi invece sinceramente non lo so, perché ho parlato con Fabio e mi ha detto che la macchina consuma tanto, però vabbè, dovrei provarla bene prima di capire davvero quanto consuma. Devo dire che anche qua la console centrale è molto molto a portata di mano. Vedi, non si deve neanche allungare molto il braccio, si arriva un po' a tutti i comandi, anche se sono molto molto semplici, però penso che ci sia un po' tutto quello che serve per una macchina di questa potenza e di questa sportività, diciamo. Motore, logicamente ce n'è tanto, non si sente così tanto, è fluido, ti dà quel feeling che potresti usare tutti i giorni, però quando va sopra poi entra la coppia massima, il motore si sente e come. Per quanto riguarda un confronto, qua mi complico veramente la vita perché vado contro delle macchine supercars, ma per quello che ho sentito, perché il 488 lo conosco bene, anche la Huracan, devo dire che per uso stradale, per andare piano, rispetto a un 488 è più fluida e più usabile. Quello mi permetto di dirlo. E invece per fare un confronto, un paragone, se mi posso anche lì permettere, di sterzo, che proprio sento la guidabilità, diciamo che è un po' meno diretto che la sua rivale, che penso che sia la Ferrari. Quindi sì, un pregio, ma forse anche un difetto, perché la Ferrari entra prima, diciamo così. Però diciamo la verità, che questa macchina qua è
veramente, veramente esclusiva. Poi fatta di questo colore, non so voi, ma a me piace molto. Dovreste vederla dal vivo. Scalata molto molto buona, cioè anche quando vai subito a chiamare le marce, anche se ne vuoi chiamare due alla volta, loro entrano sempre e comunque. Sicuramente non ti fa andare fuori giri, ma è molto molto veloce la risposta. Devo dire che per adesso la macchina è promossa. Piacerebbe provarla in pista, ma da quello che posso sentire qua su strada me la posso immaginare come si potrebbe comportare in pista, e secondo me si potrebbe comportare più che bene. Magari commentate qui sotto se vorreste vedere una prova in pista, e quasi quasi potrei convincere il buon Fabio, anche se è dura, perché essendo anche lui un pilota sa che spingiamo, quindi chissà se me la lascerà. Allora, direi che la prova è stata fatta, quindi ditemi voi, lasciatemi nei commenti la vostra opinione, se vi è piaciuta oppure no, soprattutto anche il colore, perché sono veramente curioso di sapere se è un colore che può piacere oppure no. Di sicuro non è anonimo. E direi che per questo video è tutto. Ricordatevi di seguirmi su Instagram Federico_Leo88 e ricordatevi sempre di attivare la campanella qui sotto se volete rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Dimenticavo, ricordatevi di seguire Carletto, che oltre ad essere il mio pilota nell'Air Racing Team è la persona che ha fatto tutte le riprese drone, quindi ha fatto un grande lavoro. Se avete bisogno seguitelo e contattatelo, vero? No. Seguite anche Fabio, che mi ha prestato la macchina. Ciao! Fa veramente tanto. Poi è bella. Bello che parlo da solo.